Coach, dopo la bella prova, bellissima prova di Montecatini dal punto di vista caratteriale e tecnico, un'altra grande prova dei tuoi ragazzi dal punto di vista mentale, con una difesa aggressiva, forse con alcuni sprazzi di ingenuità e di deconcentrazione, ma poi considerando anche la panchina corta, le poche rotazioni a tua disposizione oggi, ricordiamo Lucarelli in panchina e Ondomenghe in panchina, ma mai utilizzati, sono emerse comunque delle qualità che sono le qualità che qui a San Marcellino hanno sempre visto la Fiorentina vincere in questa stagione. Sì, temevamo molto questa partita perché San Giorgese è una squadra in grande crescita, una squadra che con tanti ragazzi di talento che durante l'anno sono migliorati, ben allenata, che ha messo in campo tanta fisicità, tanto atletismo. Proprio quello che, avendo magari delle assenze, ci poteva mettere in difficoltà, perché appunto non avevamo tante riserve di energia, tante riserve appunto di rotazioni. Quindi partita difficile, infatti il primo tempo ci hanno messo in difficoltà. Lì non era facile cambiare l'inerzia, ricominciare a giocare in un certo modo. Sono stati bravi ragazzi perché abbiamo fatto un secondo tempo super in difesa, abbiamo ritrovato le nostre spazzature in attacco, abbiamo vinto una partita bella, importante, perché per quello che vale essere arrivati all'ultima giornata a pari con Omegna, credo che sia una soddisfazione enorme, il segnale di tutto il lavoro che hanno fatto i ragazzi durante l'anno. Siamo partiti con obiettivi diversi, grande annata. Adesso vogliamo provarci domenica, nello sport può succedere di tutto, chissà, ma insomma siamo focalizzati sui playoff dove vogliamo fare bella figura. Va bene essere focalizzati sui playoff, ma c'è ancora una partita da giocare e da vincere, e non è il caso di fare calcoli, bisogna andare a Moncalieri e vincere e aspettare poi di sapere il risultato di Omegna. Quello che ti chiedo io è, e che ho chiesto anche a Antonio Fagotta, General Manager, hai rimpianti per la vittoria in casa con Omegna in cui non siete riusciti a ribaltare la differenza canestri, perché oggi, come dire, c'è la gioia, ma ci potrebbe essere anche il rimpianto per, come dire, giocarsela fino alla fine pari, ma poi alla fine, nonostante arrivaste pari, non ci sarebbe la possibilità di arrivare primi in classifica, perché Omegna virtualmente, tecnicamente, sarebbe la prima. Ma è singolare sempre cercare un difetto in una grande annata. Mi dispiace che invece di celebrare un'annata incredibile al di sopra delle aspettative, dove abbiamo, credo, onorato al meglio la città di Firenze, onorato al meglio il lavoro della professionalità, insomma, andare a ripensare a quella partita lì dove fra l'altro abbiamo vinto nettamente, insomma, mi sembra riduttivo per questi ragazzi. Noi, Omegna è una squadra che è partita per essere promossi, noi siamo partiti per fare un bel playoff e far crescere questi ragazzi. Siamo arrivati secondi, una cosa impensabile. E registriamo un'annata eccezionale. Andiamo ai playoff, vediamo che succede, sappiamo che può succedere di tutto, ma non siamo costruiti per vincere, c'è squadre più forti di noi, ce la giocheremo, ma credo che già da adesso va agli annali per la Fiorentina Basket e per la città di Firenze, è un'annata eccezionale. È la risposta che mi aspettavo da te, perché significa che anziché guardare indietro, che non fa mai bene quando si fa uno sport come questo in generale, sport a livelli, come dire, agonistici e molto impegnativi come questa Serie B, ma invece guardare avanti, come tipico del tuo carattere, della tua mentalità che hai dato anche alla squadra. No, a volte c'è un po' di dispiacere, no? Perché sembra tutto facile, tutto scontato, sembra che i giocatori giochino bene perché hanno la qualità innata, invece sono ragazzi che si fanno un culo della Madonna, lavorano tantissimo. Ognuno di loro credo che statisticamente ha migliorato le cifre della sua carriera e molti non stanno facendo la migliore annata della carriera. Quindi penso che, ecco, è un orgoglio mio, un orgoglio dei ragazzi, però bisogna essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e questo va agli atti. Ora i playoff sono legati anche a un fischio sbagliato, a un evento fortunato, a un infortunio più o meno. Speriamo che
ci giri meglio a noi che non ci penalizzi noi questi episodi fortuiti. Ultima battuta, tu hai menzionato la parola straordinario e orgoglio, aggiungo io orgoglio viola, sempre più questa squadra è viola e attira pubblico fiorentino, appassionati di questo sport ma anche non appassionati che sono avvicinati a questa squadra perché dà delle emozioni. In vista dei playoff ti senti di lanciare un appello perché il pubblico viola aumenti ancora di più e aiuti la squadra a continuare il sogno? Ma certo, c'è uno zoccolo duro che rispetto all'anno scorso è aumentato, c'è più entusiasmo, si è formato insieme alla brigata questo gruppo delle poche presenze che ci dà una grande mano, ma in generale c'è molto più entusiasmo. Penso che sia automatico che nei playoff saremo più seguiti, speriamo di fare più partite possibile per far crescere questa onda di entusiasmo e per far fare esperienza ai nostri ragazzi. Poi ci piace vincere, si va in campo per vincere, proveremo a vincere, ma non siamo costruiti per vincere i playoff.